Buongiorno, dedichiamo oggi una seconda lezione di musica qui all'Istituto Petrassi a Latina a Ivan Vandor, un grande compositore, grande uomo di cultura e grande amico anche che ci ha lasciato recentemente. Nella precedente lezione abbiamo presentato il suo ultimo brano, scritto pochi mesi prima della morte, quindi nel 2020, ed era il quartetto a un clarinetto. In questo caso facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo a un brano orchestrale delle stesse dimensioni, delle stesse proporzioni, la durata è la medesima, cioè circa un quarto d'ora. Il titolo è Offrand, quindi offerta, e a mio parere se la bellezza del quartetto con clarinetto era indiscutibile e anche molto emozionante, la bellezza di Offrand accede a un'area successiva che a mio parere, senza timore di retorica, è l'area dei capolavori, non solo per la sua bellezza, perché va al di là di questa, ma per la densità di ciò che dice, e questo verrà fuori a poco, mano a mano che presentiamo il pezzo. Perché dico mano a mano che presentiamo il pezzo? Perché in realtà questo pezzo, che ha un po' anche di storia personale mia, perché eravamo colleghi insieme a Bologna quando Ivan stava scrivendo questo pezzo e me ne parlava molto, ma appunto mi parlava di un'altra cosa. Questo pezzo esiste in tre versioni differenti, cioè come brano orchestrale esiste nella versione originale del 1993, eseguita appunto a Tel Aviv e diretta da Sinopoli, ma è stata poi ripresa in seconda versione abbastanza cambiata, e anche vedremo tra l'altro poi della partitura dove ha agito Ivan Vandor, perché essendo in buona parte manoscritta la partitura si vede cosa ha tagliato e dove è saltato. La seconda versione orchestrale è stata eseguita dall'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino nel 2014 da Fabio Maestri, diretta da Fabio Maestri, ma in mezzo, due mesi dopo l'esecuzione a Tel Aviv diretta da Sinopoli, venne eseguita dalla RAI di Roma un brano che si chiama Offrand II, con un organico orchestrale molto più ampio di quello di Offrand, e a parte l'organico orchestrale, ma soprattutto Offrand II è per due voci e orchestra, cioè ha un testo, e ha un testo estremamente importante. La prossima cosa che dico è una mia supposizione, però penso che sia particolarmente fondata. Malgrado si chiami Offrand II e malgrado è stato eseguito due mesi dopo, forse posso unire le cose e dire che lo si chiama Offrand II perché era programmato due mesi dopo, sono abbastanza convinto che sia stato scritto prima Offrand II. Innanzitutto perché è più naturale ridurre un organico orchestrale ampio a un organico più ristretto che non aggiungere strumenti, perché se una partitura è nata con una certa necessità di organico, aggiungere strumenti diventa parzialmente un orpello, e la differenza è enorme, perché nel caso di Offrand parliamo di orchestra con i fiati a due, là sono i fiati a quattro, quindi è un'orchestra particolarmente più ampia quella di Offrand 2, ma soprattutto perché, e qui c'entra il fatto personale, ricordo molto bene che Ivan mi parlava lungamente del testo di Offrand II. E infatti adesso partirò da lì. Perché? Perché anche se noi poi ascolteremo un brano soltanto orchestrale, sono convinto che sia avvenuta un'operazione che è quella del calco, cioè un certo testo in forma di sé una grande partitura, poi in seconda operazione il testo è stato tolto ed è rimasto il brano orchestrale. C'è un precedente storico enormemente emozionante per quanto riguarda questo comportamento, che è l'ultimo movimento, il sesto movimento della suite lirica di Alban Berg per quartetto d'archi, brano immenso scritto nel 1926, la cui struttura in sei movimenti è una struttura divergente sul piano espressivo, si chiama lirica perché i sei movimenti a mano divergono, partono da una specie di medietas, dovrei dire borghese, il primo movimento è un allegretto gioviale, il secondo è un andantino amoroso, ma a poco le agogiche divergono, afferendo, andando a finire nelle regioni estreme della psiche. Il quinto movimento è un presto delirando, e il sesto appunto è un largo desolato. È come partire da una condizione di equilibrio psichico e finire negli abissi della psiche. Il sesto movimento della suite lirica
O meglio, del sesto movimento, si è scoperto molto dopo la morte di Berg, cioè 42 anni dopo la morte, nel 1977, che in realtà quell'ultimo movimento era un movimento dove improvvisamente compariva un soprano, cioè sarebbe stato un brano per soprano e quartetto d'archi. Anche in quel caso Berg prendeva da qualche parte, perché pochi anni prima il suo maestro Arnold Schoenberg aveva scritto un quartetto dove l'ultimo movimento era per soprano e quartetto d'archi. Poi, per motivi che possiamo immaginare anche pratici, cioè eseguire un quartetto d'archi è un conto, eseguire un quartetto d'archi in cui nel sesto movimento ci vuole un soprano che canta per 3 minuti, dal punto di vista della circolazione di un brano non è un grande vantaggio. Ma posso pensare che non sia solo un motivo così biecamente pratico. Berg decise di togliere il testo. E che cos'era questo testo? Era un testo terribile, era il De Profundis Clamavi dai Fleurs du Mal, dai Fiori del Male di Baudelaire, che è un testo veramente spaventoso, che sprofonda nella morte, nell'assenza di luce, nel buio, nell'oscurità. E quel movimento della suite lirica finisce in un modo indimenticabile per chi conosce la partitura. Credo sia il primo brano della storia della musica che finisce cancellando a poco i righi, fino a quando rimane una viola che oscilla e va via anche il suo rigo. Metafora fin troppo evidente, fin troppo esplicita. Mi soffermo su questo perché i climi espressivi di Ivan Vandoor non sono dissimili da quelli di Alban Berg. Ma quindi devo parlare di questo testo. Per parlare di questo testo vado a questo leggio dove c'è la partitura di Offran II. Devo anche dire che non ho portato la mia perché sapevo che qui c'era questa, ma la mia è quella che mi regalò lui. Però questa è quella che porta la firma manoscritta, cioè anzi un po' scavata nel cartoncino perché è scritto a biro sul cartoncino di Ivan Vandoor. E cioè la partitura si apre con il testo che è stato appiccicato in questo modo e composto, dovrei dire, in questo modo. C'è una serie di appiccichi, insomma. E adesso dobbiamo parlare di questo testo. E poi ci sono dei segni in questa partitura, tipo questi, tipo andando avanti, tipo questi, che sono abbastanza nettamente dei segni, tipo questa croce, che si riferiscono più facilmente a cosa fare di questo pezzo per renderlo un'altra versione che non segni, che ne so, che un compositore prende durante l'esecuzione per una richiesta da fare il direttore d'orchestra. Sono segni compositivi più che segni esecutivi. Anche da questo traggo un po' l'idea che in realtà da qui venga il brano orchestrale e non viceversa. Bene, partitura che è particolarmente cara e importante perché secondo me è stato il punto di partenza dell'operazione e comunque c'è la sua firma. Tornando qua, qual è questo testo? Quali sono le sorgenti di questo testo? È un testo montato prendendo brani da Tagore, quindi importante poeta indiano a cavallo tra XIX e XX secolo, da due testi, o meglio, da un testo sacro induista, che è il Bhagavad Gita, che sono i 700 versi dal poema epico del Mahabharata, o Mahabharata, non so dove si metta l'accento, un testo sacro particolarmente caro alla religione induista. Ci sono brani, alcuni versi tratti da un mistico induista dell'XI secolo che è Tilopa. C'è un frammento da un profeta biblico invece, questa è la cultura di Ivan e anche sono anche le sue radici, perché in fondo era di appartenenza ebraica e però aveva conosciuto come pochi altri la cultura indiana, essendo stato in Tibet e essendo poi sceso avendo vissuto anni all'interno di monasteri induisti. Dal profeta Esdra, un verso soltanto. Poi c'è un testo su cui non si può non dire una cosa, non dirò un certo nome. Ci sono vari, anzi importanti brani di questo testo che sono firmati Ivan Vandoor. La motivazione è diversa da quella che si può immaginare, non è un testo inventato da lui, è un testo che viene da un poeta che al momento della composizione del brano era protetto, cioè un poeta morto da pochi anni, e gli eredi non concessero l'utilizzo di quel testo, ma non lo concessero all'ultimo istante. Il pezzo, la partitura, già stata scritta, lo dico per tradizione orale, perché un bel giorno Ivan Vandoor arrivò a Bologna disperato, perché non avendo avuto questo permesso non poteva lasciare eseguire il brano.
il permesso era stato chiesto curiosamente molto tardi, e allora ha fatto la cosa che non si può che fare in questi casi, cioè ha cambiato un po' di parole di quel testo e l'ha firmato lui. Apparentemente, però è un'operazione ben comprensibile, perché nella storia della musica il rapporto con gli scrittori o dei poeti è sempre meraviglioso, il rapporto con gli eredi è sempre pessimo. Dovrei dire in più che gli eredi incassano soldi dal loro augusto progenitore, danno difficoltà. Gli artisti in generale mai. Vi leggo il testo e vi dico di chi è. Tagore. Il giorno è finito, l'ombra è sulla terra. Ora è il momento di sedersi viso a viso con... la traduzione è mia, perché il testo è usato in lingua inglese. Scusate. Il giorno è finito, l'ombra è sulla terra, ora è il momento di sedersi viso a viso con te, con la T maiuscola, e di cantare la consacrazione della vita in questo silenzioso e fluido vuoto del tempo. Pseudo Vandor. Ho sperato che ora i lamenti del mio cuore finissero. Ho sperato che il pentimento ci salvasse. Vedo gente mostruosa perseguitare gli altri fino all'annullamento. Vedo uomini piombare nella follia, imprecando con il loro ultimo respiro i loro dei con odio e senza speranza. Il mio cuore è triste oggi. Notti buie e senza stelle hanno distrutto il mio mondo, volgendolo in tortura. Con voce singhiozzante chiedo, può essere che tu, con la T maiuscola, li ami? Che tu ami anche loro, quelli che... Bhagavad Gita. Egli, E maiuscola, è ovunque è perfetto. Che cosa gli importa della colpa o della giustizia dell'uomo? Pseudo Vandor. Insegnaci a fare e a non fare. Insegnaci a vedere l'alba anche dentro questa oscurità. Bhagavad Gita. O uomo, questo è meraviglioso, liberati dalla delusione dell'io, tra virgolette, e del mio. Dall'illusione dell'io e del mio. Esdra, devi vivere come creatura la cui casa non è di questo mondo. Tilopa, pensiero, riflessione, intenzione, amore, passione. Nessun pensiero, nessuna riflessione, nessuna analisi, nessuna intenzione. Lascia che tutto si risolva da solo. Bhagavad Gita. Signore del fuoco e della morte, del vento, della luna e delle acque, padre della nascita, padre del padre di questo mondo, tu sei ciò che è, ciò che non è e ciò che trascende entrambi. Pseudo Vandor per finire, sia benedetto colui che trasforma ogni lotta in pace, sia benedetto colui che volge l'oscurità nella luce. È evidente che questo testo, se utilizzato in un brano, come è stato fatto in O Franz II, diventa una visione del mondo. Diventa molto di più che non un testo, perché compie una parabola al suo interno. Credo le allusioni alla gente mostruosa che perseguita gli altri, credo che facciano parte dell'esperienza ebraica di Vandor in Roma, insomma, durante la guerra. Credo, immagino, però quello che è importante è che è un testo che è stato montato, prendendo fonti così disparate, per costruire una visione del mondo. Il fatto poi di farne, questa è la mia supposizione, ma non vedo possibile applicare questo testo a un brano che c'è già, è per questo motivo che a mio parere è andata sicuramente così. Come poteva prendere un pezzo per orchestra già fatto e applicare sopra e far cantare un testo di questo peso? È evidente che è il testo a informare la musica e non viceversa. Non posso più chiederglielo, ma sono abbastanza sicuro che sia così. Questo è il motivo per cui ritengo che Offrand, anche in versione orchestrale, al limite vada al di là dello stesso testo che la viene cantato. Quello che umilmente io avrei fatto, fossi stato l'autore, avrei messo nel brano orchestrale questo testo di fianco come testo ispiratore della musica, da non leggere, da non suonare, ma lasciandolo in partitura. Però ho voluto leggerlo perché è chiara la relazione tra i due brani. Attenzione, non è una lezione, non vi dirò, io so in quali parti del pezzo utilizza le varie parti del testo, ma non ci importa più. Adesso ci occupiamo del brano orchestrale in sé, perché l'informazione del testo sulla musica può non essere direttissima. Non è che quando dice distruzione diventi negativo, non è questo, non deve essere questo. Deve essere una musica assoluta che ha una spina dorsale testuale di immensa importanza, a mio parere. Quindi adesso mi trasferisco al pianoforte con la partitura orchestrale
del brano orchestrale che ascolteremo, ed è quella fatta per l'orchestra della Rai Torino. La versione fatta per l'orchestra della Rai Torino rispetto alla versione del 1993 è una versione semplicemente un po' accorciata, ed è infatti una partitura abbastanza stranamente composita. Ad esempio, le prime pagine della partitura sono scritte a computer, come vedete, non certo da Ivan Vandor, che aborriva la tecnologia. Ma subito dopo, poco dopo, si passa alla partitura manoscritta, che è quella del 93, se non che ci sono dei ritagli quando uno manoscrive, come lo capisco perché anch'io scrivo a mano, e deve fare dei tagli, deve proprio fare i tagli, come si vede qua. Questa partitura è tagliata, ci sono delle frecciotte che dicono che si passa di là, altre frecciotte si passa di qua, quindi è rimasta una specie di collage sostanzialmente, ma questo a me piace moltissimo. È molto affascinante. Perché questa prima parte è scritta a computer? Perché Vandor la scrisse praticamente rispetto alla versione 93, ha tagliato la prima parte del brano, con grande dispiacere lo dico, perché è una parte affascinantissima di percussioni molto timbrica, però gli è stato detto che il brano era troppo lungo per la Rai Torino e lui tranquillamente tagliò la prima parte, e quindi questa è la parte di collegamento tra quella parte esistente e la successiva che gli è stata copiata a computer dall'editore. Si tratta veramente di una specie di grande affresco musicale, ed è un grande affresco basato fondamentalmente su un unico intervallo, e questo intervallo è il semitono, cioè il più piccolo. E vi devo dire che ho in me la memoria, perché devo dire che ha influenzato me compositore, di quando parlammo a cena del brano che stava scrivendo, perché diede del semitono la lettura psicologica del lamento, come l'appoggiatura discendente vocale, no? Sostanzialmente. Tutto questo brano è costruito sul semitono usato, diciamo, in tre modi diversi, forse anche di più, ma grosso modo in tre modi diversi. Il primo modo, che è quello che compare all'inizio del brano, è quello di avere sono accordi scuri, li sentiremo tra poco, accordi scuri degli archi, cioè accordi scuri significa viole, violoncelli, contrabbassi. Io adesso mi riferisco a questa pagina di partitura, cioè alla seconda pagina della partitura, quindi senza violini. Siamo tutti tutto nella regione, in questa regione della tastiera, del registro, insomma. E se io leggo la parte superiore, cioè la parte delle viole in questo caso, è una semplice oscillazione o poco più che un'oscillazione di semitoni. È come una specie di strisciare, non posso dire che è una linea melodica, è uno strisciare nel registro, e l'armonizzazione, tra parentesi questo l'abbiamo visto in parte anche nel quartetto un clarinetto di più di 20 anni dopo, l'armonizzazione è un'armonizzazione che procede parallelamente, cioè questo si naturale iniziale è armonizzato con questo accordo, cupo, scuro, perché quanto di più dissonante, cioè una nona minore all'esterno, la settima maggiore qua e il tritono qua. È il gioco della dissonanza che cammina parallelamente. Eccetera. È un camminare parallelo di tutti gli archi che strisciano, portando in giro, proprio in maniera così, come si spostasse strisciando in partitura, un'armonia di questo colore oscuro e di questo sapore graffiante e fortemente dissonante. Ma se vado nella stessa parte che poi ascolteremo tutti insieme, dove emerge vistosamente un elemento lirico, cioè un netto canto di violini, questo canto di violini è fatto anche lui al 90% di semitoni. Questo è un tono, è vero? Una terza minore. Ci sono due o tre intervalli diversi, ma tutta la prima parte è tutto semitono. Tono, scusate. Quasi una scala cromatica
a serpente, non so come dire, no? che si avvolge su se stessa e poi cammina nel registro. Non mi sono fermato, ma cammina fino a un climax estremamente acuto. Arriva fino a qua, fino a qua, fino a qua. Ed è lo slancio melodico, ma adesso mi fermerò qui. In qualsiasi zona di cui parleremo dopo, non lo ridirò, oppure lo accenderò ma senza suonare nulla, tutte le zone a fascia che ci sono dopo, oppure di armonia che ci sono dopo, sono fatte in questo modo. Melodicamente una sorta di percorso strisciante di semitono, e questo è uno degli usi. Armonicamente blocchi accordali che camminano paralleli, e questo è il secondo degli usi. Il terzo uso è quello che compare nei legni o negli ottoni, ma soprattutto nei legni, qua e là, che è quello del lamento, cioè dell'appoggiatura. Non lo si può fare sul pianoforte perché non c'è il glissato. Che è il lamento di cui Ivan parlava. Bene, possiamo passare a vedere come è fatto il brano ad ascoltarlo. Lo divideremo in zone, a durata totale circa un quarto d'ora. Anche in questo caso potrei, ma non lo farò, alla fine non mi interessa qua, a differenza che nel quartetto un clarinetto, alludere vagamente a una forma sonata. Mi sembra che qua però la cosa sia nettamente meno importante e meno necessaria per poter parlare di questo brano. Si parte da un'ampia zona che ascolteremo intera di 4 minuti e qualche cosa, che inizia con un accordo oscuro, poi quell'accordo si mette a muoversi semitonalmente, come ho fatto sentire prima, il tutto nel pianissimissimo, perché inizia con 3P, veramente nel pianissimo. Segue una zona di presa d'inquietudine, questa è un'attitudine che è molto vandoriana, cioè un serpeggiare di linee di semicrome che si muovono poco a poco e che, come spesso succede in lui, conducono a un climax. E il climax qual è? Che è questo, è il ritorno esatto del seguito di armonie iniziali, ma esploso a tutta orchestra, a tutti i registri. Basta guardare questa pagina per vedere un grande tutti e per capire che gli accordi cambiano insieme. Se leggessimo le note, vedremo che camminano paralleli, cioè è l'elemento iniziale esploso e che poi, come dire, converge da questo elemento accordale, converge la parte D, cioè la quarta zona, cioè armonie oscure del pianissimo grave, inquietudine, esplosione e climax. Da qui esce un canto spiegato di violino, quello che suonavo poco fa, che via via prima sale, arriva a un massimo e poi poco a poco e poi si spegne. Siamo sempre in un tipo di comporre che ama procedere anche per curve di tensione e quindi per climax che poi si spengono conducendo alla zona successiva. Ascoltiamo, io volterò le pagine e forse un minimo di parole per poco necessario, le dirò proprio il minimo per indicarvi le varie zone. Ascoltiamo. Questa è una sorta di introduzione. Ecco i movimenti di semitono del trombone. E adesso ci sono gli accordi paralleli che dicevo prima. Comincia l'inquietudine.
tutti i violini che cantano. Inizia lo spegnimento. È tutta una discesa cromatica, cioè di semitoni. Quindi l'ennesimo spegnimento, cioè climax e spegnimento e enorme presenza di movimenti cromatici intesi come veramente come uno strisciare nel registro. È come, non ci sono slanci, lo slancio melodico dei violini è perché si guadagna in registro e in lirismo, ma la linea è comunque una linea a intervalli piccolissimi, tutta che si snoda lungo, diciamo, la tastiera, lungo il registro. Inizia qui la seconda zona, o per meglio dire, c'è una sorta di piccola transizione fatta, io ho segnato la parola onda sulle apparature, da due momenti, da due accordalità un po' a tutta orchestra più o meno, che fanno un crescendo diminuendo, una volta, una seconda volta, ma è una zona di transizione, il vero secondo elemento è questo, dove c'è un elemento in più, e cioè fino adesso abbiamo visto o blocco armonico parallelo o canto. A questo punto invece si staccano alcuni archi soli, quattro archi soli, quindi un violino, primo violino solo, un secondo solo, un primo dei secondi soli, eccetera, eccetera, sono quattro, e una viola sola, che prendono il comportamento di quei violini che cantavano in maniera spiegata in quel modo, ma lo rendono una sorta di fascia di linee, cioè i quattro archi suonano tra l'altro in registri diversi, linee leggermente diverse, per meglio dire sono linee sempre fatte per lo più di semitoni, ma non sono la stessa linea. Quindi è la perfetta somma, se volete, della cordalità parallela e di un melodizzare, perché sono altrettanti fili melodici come se uscissero da uno di quegli accordi, ma hanno perso la sincronia fondamentalmente. Anche in questo caso se ne può vedere la curva globalmente come un seguito di percorsi di aumento di tensione, climax e ripiegamento, cioè inizia questa fascia, le due onde iniziali, la fascia di archi soli, l'inquietudine, come abbiamo visto nella prima zona, un primo climax, un primo spegnimento, un nuovo tentativo di canto, questa volta che inizia con i legni, ma poi comunque continua sempre con gli archi, una nuova inquietudine, un po' più intensa, che arriva veramente a un climax che è da queste parti e che poi progressivamente si spegne. Quindi un doppio climax e un doppio spegnimento a partire dal rendere polifonico quell'elemento melodico dei violini. Ascoltiamolo. Prima onda. Sono sempre semitoni quelli che sentite tira. Seconda onda. Ed ecco adesso gli archi soli. Notate questa celesta che li accompagna, perché la ritroveremo in un momento importante.
lo spegnersi dell'elemento melodico a fascia. L'inquietudine. Primo climax. Spegnimento. Nuovo tentativo melodico dei legni. Progressiva inquietudine. Nuovo spegnimento. Questa logica del procedere per climax o per tensioni, culmini e spegnimenti è dovrei dire che è terribilmente schumaniano. C'è una caratteristica della psiche fragile di Robert Schumann, è quella di slanciarsi molto e poi via via perdersi. È evidente perché c'era nel pezzo, nel quartetto con clarinetto, c'è in questo pezzo orchestrale questo modo di procedere per grandi onde di suono e di evento, effettivamente. Quello che segue adesso è, nel gioco del parlarne come se fosse una forma sonata, ma ripeto, in questo caso la metterei molto tra virgolette, dovrei dire che è una sorta di breve, infatti è molto breve, di breve sviluppo. Cioè risentiremo in tre successive brevi zone un canto, una linea di canto, in questo caso di oboe, con un pianoforte, una specie di sostegno di pianoforte, oppure di oboe e poi di legno in generale, abbastanza ampio. Poi troveremo un canto viceversa di violini piuttosto breve e ritroveremo il comportamento delle fasce degli archi soli. Quindi sono tre cose successe prima: il canto dei legni era l'ultimo, i violini interi che fanno una breve frase era quella precedente e la fascia di tanti violini archi soli era quella invece successa dopo, un po' come se fosse un momento di pausa e di commento di quello che è successo. Ascoltiamolo, è un breve ascolto in questo caso. Sempre semitoni, circa. Flauti oboi, flauto oboi clarinetti. Contrappuntati dal tremolo dei violini, anche in questo caso uno spegnimento. E da un ripiegamento nel grave. Frase dei violini. Fasce di archi soli.
Mentre ascoltavo questa ultima parte, riflettevo sul fatto che questo è il rapporto col testo di cui parlavo prima, perché c'è una cifra generale, un clima espressivo generale, che è il clima di una grande serietà, di una grande profondità, di una musica che va ascoltata stando in silenzio, e di una sorta di drammaticità che è drammaticità nello spessore, non c'è niente di esteriore in questa musica, è tutta da portare dentro. Sì, ci sono i climax, ma non importa. È questo mettere in scena un andamento che si muove sempre scivolando nel registro e nella tastiera, ma che, come dire, ha radici molto profonde in un'intenzione espressiva. A questo punto, si è inquadrata la mia partitura, lì ho scritto un po' vistosamente, in maniera esagerata, ho scritto la parola ripresa. Non è così, non è vera ripresa, però quando sentirete adesso il suono oscuro tenuto degli archi, siamo nella stessa armonia con cui il pezzo incominciava e con gli stessi strumenti. Quindi il ridarci il colore iniziale, però rafforzato dalla pulsazione del pianoforte gravissimo, eccetera, ci riporta per un po' quel clima, ma non, e tra l'altro è anche la zona dove Vandoor ha fatto altri tagli rispetto alla prima versione del brano. Direi ascoltiamolo senza ulteriori commenti per invece parlare di più della coda di questo, della lunga coda di questo brano. Ascoltiamolo. La stessa oscillazione che c'era all'inizio del pezzo. Piccolo climax improvviso lanciato per condurre a una cancellazione, a uno spegnimento. In questo caso il taglio è piuttosto brusco perché si è dovuto eliminare una cosa che stava nascendo, di cui parlerò tra poco. Vi è un'altra osservazione da fare rispetto a quanto abbiamo ascoltato poco fa nel corso di questo elemento. Allora, innanzitutto, perché è eccessiva la parola ripresa? Perché la parola chiave è un'altra, la parola chiave è la parola memoria. Questo brano è pieno di memoria, da tutti i punti di vista. Dal punto di vista musicale è pieno di memoria perché fa continuamente riferimento agli stessi oggetti che ritornano, riemergono, si inabissano, sono oggetti detti, oggetti musicali, detti poco fa o molto tempo prima di quell'accordo grave tenuto dell'inizio del pezzo, forse ci eravamo dimenticati a questo punto, dopo una decina di minuti dei venti, il suo ricomparire ci riporta all'inizio, ma è molto semplicistico chiamarla ripresa, bensì è l'abbraccio della memoria a tutta un'arcata successa dopo. E la parola memoria per me è fondamentale per un altro motivo, perché questa musica è una musica che ammiro particolarmente, perché è una musica che sa essere nella storia e non nella cronaca, cioè è una musica a cui potremmo anche far fatica a dare una data di composizione. Vandoor non è mai stato un compositore alla moda, non ha mai fatto scelte secondo mode, ha sempre seguito solo e soltanto le proprie profonde intenzioni espressive a costo di rimanere fuori da qualche gioco di moda, ma poi alla fine questa è la musica che rimane però, perché ha un peso che va al di là della contingenza, della cronaca, delle singole storie. Era evidente una ricomparsa in questo oscuro di accordi anche più consonanti che lanciavano radici più indietro. A proposito di radici più indietro, si apre qui questa ampia coda che forse una delle parti più belle dell'intero pezzo, che non vi descriverò, tanto l'ascolterete, dura 4 minuti e qualche cosa, però
Perché abbiamo tagliato, non ho voluto rovinare, come dire, anticipare l'inizio di questa coda? Perché inizia con un arpeggio di celesta, non importa suonare le note adesso, è il timbro della celesta, un arpeggio verso l'acuto della celesta, una cosa così, che non può non portare alla mente una delle più belle code della storia della musica, che è la parte finale, il finale dell'ultimo lied che ho già citato prima di Gustav Mahler, cioè Der Abschied, che è l'ultimo, il sesto dei lieder del Canto della Terra, che è l'ultima opera di Mahler che lui non poté mai ascoltare. Non è però l'ultimo lied, va ricordato che i precedenti cinque di questa serie di lieder durano 3-4 minuti ciascuno, il sesto ne dura 30 di minuti, cioè diventa più di metà dell'intero lavoro, ed è un immenso saluto al mondo. Anche in quel caso, guarda caso, Gustav Mahler montò un testo sommando poesie cinesi a parti di testo che probabilmente erano veramente sue, montando un globale saluto. Beh, il titolo è Der Abschied, è quello, e il brano si spegne con qualcosa che, insomma, che ogni volta emoziona le lacrime, che è un arpeggio di celesta che si ripete con una musica che, guarda caso, oscilla a distanza di tono. E poco fa avrete ascoltato che questo grande La bemolle del brano faceva così, che è la stessa oscillazione di tono. E questa idea della celesta ipnotica, quello che succede in Mahler in quel finale è che sembra, che detto di una musica dell'inizio del Novecento, insomma è una cosa forte, sembra che le cose non vadano più insieme. A un certo punto in quel finale di Mahler l'armonia, vengono sovrapposte due armonie diverse, è come se veramente tutto si annebbiasse, tutto è finito e avviene sulla ripetizione infinitamente ripetuta della parola ewig, cioè eternamente, ed è questo eternamente che si spegne. È difficile non fare riferimento a quel finale. Io non so, spero che Ivan non se la prenda con me, ma io non riesco a ascoltare questo finale senza pensare peraltro a quello che a mio parere è uno dei 3-4 finali più belli della storia della musica, perché quello che succede è l'impressione di avere davanti a noi una lunga zona di brano dove anche sfogliando e guardando la partitura si capisce che è una partitura che ha finito di dire quello che doveva dire, che sta soltanto riflettendo su quello che è successo e che lo lascia decantare, lo perde a poco fino a fermarsi su quella che ho chiamato coda della coda, cioè su un accordo tenuto che a poco anche lui si spegne e si perde al nulla. Propongo l'ascolto di questa bellissima coda finale del brano. Brandello di canto delle viole. Che sembra una melodia antica in realtà. Tutto sempre più slabbrato, smembrato.
il canto vola via e si ferma tra poco. Sull'accordo. E con questo rintocco consonante si chiude quello che per me è uno dei più bei pezzi per orchestra della musica recente. Buona giornata.